Sorta attorno al 1343 nei pressi di un convento di monaci basiliani collocato in cima al monte Sant'Agnana, ad opera del barone di Mammola, sono stati insediati gli addetti alla custodia dei numerosi armamenti della zona ed alcune famiglie contadine per la cultura delle terre. Nel febbraio del 1550, Giovan Battista Caraffa, marchese di Castelvetere, oggi Caulogna, cedette per 7.000 ducati i casali di Agnana e Mammola a Giovanni Caiego, e dopo appena un secolo la stessa Agnana divenne casale di Mammola. Nel 1667 Degojopolo ne faceva vendita a Maria Ruffo, la quale comprava il casale a nome del figlio Giovanni Spina da Melucca. Successivamente passò ai Barretta Gonzaga, che lo vendettero nel 1748 ai De Gregorio, il cui dominio restò fino al 1806. Anno dell'eversione della feudalità. Il terribile terremoto del febbraio del 1783, che procurò la morte di 10 persone e produsse danni valutati intorno ai 30.000 ducati, diroccò anche la chiesa del patrono San Basilio. Questa ricostruita fu quasi di nuovo distrutta da un uragano il 23 gennaio del 1885, ma già in precedenza un altro uragano aveva causato ingenti danni alle abitazioni e agli edifici sacri. Il 19 maggio 1846, Federico II di Borbone, accompagnato dalla moglie Maria Teresa di Austria e dall'erede al trono principe Francesco, si recò a visitare i giacimenti minerali di lignite e antracite che costituivano fondate speranze di occupazione e di sviluppo per le popolazioni del circondario. Inoltre, il paese venne interamente e duramente colpito dal terremoto del 1905. L'ordinamento francese del 1811, Ferdinando II di Borbone, con sua legge 1 maggio 1816, classificò Agnana 594 abitanti, villaggio di Canolo. Agnana veniva eletto a comune nel 1841, passando così dal circondario di Gerace a quello di Siderno, allora costituito. Assunse l'attuale denominazione nel 1881. Nel 1933 veniva disposto il consolidamento dell'abitato a totale carico dello Stato. Agnana diede i natali a Rocco Nicola Sità, 1 dicembre 1908, definito anarchico e propugnatore di idee non tollerabili dal regime fascista. Nel 1946 fu eletto sindaco l'avvocato Domenico Mammoliti.